Casa Chiara, recentemente rubato, il Vescovo garantisce una speciale dispensa e il perdono, accompagnati da 100 giorni di indulgenza. Attenzione, membri della confraternita di San Paolo! A causa dell'improvvida mala gestione di fondi, opera dell'ormai pure settore... campagna militare e alla pestilenza, la fanteria offre 3-4 di extra all'anno. Nessuno dei miei clienti avrà un abito meno che prestigioso. Ogni extra all'anno a chi decide di arruolarsi. Udite, udite! Di nuovo la fratellanza della miseria, della flagellazione. Va giù, bastardo! Conte Poggiolo ha messo a repentaglio la propria anima, provocando lo sdegno del Papa. Non hanno versato a Sua Santità le decime annuali previste. Di nuovo la fratellanza della miseria, Dio del cielo, della povertà, cosa stiamo facendo? Ha messo a repentaglio la propria anima, provocando lo sdegno del Papa. Non hanno versato a Sua Santità le decime annuali previste. Oggi è la mia giornata. Ho scovato 2 artisti giovani di grande età. Sarà per la prossima volta. Avviso! A causa della penuria di uomini validi, ferma la recente campagna militare e alla pestilenza... Ho di certo quel che c'è. Spero che vada bene. Tornate presto. Attenzione! Membri della confraternita di San Paolo scoprirà delle chicche! A causa dell'improvvida mala gestione di fondi, opera dell'ormai fu rettore, la festa annuale nella Sala Grande sarà annullata! Laggiù, prendetelo! Udite, udite! Impazzito! Offre 3 quattrini extra La mia recente ricerca di nuovi fornitori ha dato buoni frutti. Voglio condividere. Che cosa ci fate qui? Mi dispiace, Ezio. Mi dispiace tanto. Che è accaduto? Era un trucco per farci abbassare la guardia. Appena sei partito, hanno attaccato ancora. Che corsi! A lui la mela. Che cosa? No! Dov'è adesso? L'abbiamo inseguito fin qui, ma il bastardo è fuggito sulle montagne e... Vado subito. Il Vescovo garantisce una speciale dispensa e il perdono. Prezzi incredibili per voi, stimati clienti. Questa qualità di filato è di notevole fama. Dove credi di andare? Fatele piangere! Perché fate così? Azione più veloce! Là! Addosso! Attenzione! Avanti così! La mala gestione di fondi, opera dell'ormai fu rettore, sono
qui, fratello! Ricorda qualcuno. Sarò quello. C'è qualcosa di ferito. Sono qui con te, fratello. Prendetelo! Presto, lo sto perdendo! Eccolo! Presto! Non hai un briciolo di cervello. L'ho perso. Ah, prendete quel bastardo! Non è affatto. Non puoi stare qui, vattene. Stupido. Di qui non si passa. Largo! Presto, lo sto perdendo! Avete visto anche voi? Forse il lavoro fatto. Cosa? Dove sei? Giù, eccolo! Addosso! Farai bene a te, eccolo! Andiamo! Piano. Laggiù, eccolo! Addosso! Dove ti vuoi nascondere, lurido sorcio? E così hai di nuovo il tuo bottino. Ne valeva la pena tutto questo sangue. Un oggetto di tale valore non resterà a lungo in mano tua. Staremo a vedere. Quali miserie nascono dall'avidità? Requiescati in pace. Aspetta, non... Chi sei? Fermo, non aprirlo. Viaggiatori, state attenti! Al crocevia per Bologna... Ezio, grazie a Dio sei ancora vivo. Stai bene? Che ti è accaduto? Io? Non lo so. Per fortuna una guardia ti ha trovato sulle colline, vicino al cadavere di Checco Orsi. Sì, quello lo ricordo. Aspetta, c'era un terzo uomo. Ha preso la mela. Chi? Portava una veste nera, come un monaco. E credo... gli mancasse un dito. Sì, Caterina, devo andare. Subito! Ti pareva? Allora ti servirà anche questa. La mappa di cui parlava Nicolò. Tuo marito... Ex marito, prego. Giurò che avrebbe trovato la posizione di tutte le pagine del codice. Senza questa, potresti anche trovare la mela, ma non la cripta. Sai... nelle paludi qui vicino c'è un'abbazia dove ho visto dei monaci con vesti nere. Io inizierei da lì. Ora va. Trova quello stramaledetto monaco. Credo che mi mancherai, Caterina. Oh, lo so bene. Mio marito si accompagna con le sgualdrine. La mia reputazione. Eppure amo quel bastardo. Vi prego, potete comunicargli il mio disappunto.
che cosa fa? Mi dispiace, davvero. Ora corro a casa e ci resto. Lo giuro. Nasello! Nasello fresco! Buona giornata. Perduto il sé.
valgono ben più del... Fateci vedere! Attenzione! Membri della confraternita di San Paolo! A causa dell'improvvida mala gestione di fondi, opera dell'ormai pure ciore, la festuale della grande sarà annullata! Udite, udite! Di nuovo la fratellanza della miseria, della flagellazione, della povertà di Monte Pocciolo ha messo a repentaglio la propria anima, provocando lo segno del Papa. Ugh!
mantelli. Laggiù! Non te ne andrai. Conosco quell'uomo. Eccolo! Lì! Lì! Aspetta un attimo. Devo parlare con voi. Ehi, lasciatemi! Là! Addosso! Laggiù, eccolo! Addosso! Laggiù, eccolo! Dove sarà finito? Laggiù! Non sicuro. Laggiù, Non te ne andrai! Yeah.
A causa dell'improvvida mala gestione di fondi, opera dell'ormai fu rettore, oggi è la mia giornata. Nella sala grande ho scovato due artisti giovani di grande talento che si sono uniti alla mia bottega. Vi offriamo le opere più vili ai migliori prezzi. Che nessuno difenda questo lurido criminale. Avanti, non siate... Godetevi l'acquisto e tornate presto. Eccellente! Arrivederci allora! Avanti, non siate timidi! Voglio solo aiutare! L'infernale assassino di cui avete sentito parlare! Si trova qui, a Forlì! Non conosce la parte del terrore che instilla! Avviso! A causa della... Saranno costose, ma queste meraviglie valgono ben più! Annuncio di ricompensa! A chiunque fornirà informazioni utili sull'attuale ubicazione del dito di Santa Chiara recentemente rubato, il vescovo garantisce una speciale ricompensa. Ma... Devo proprio andare, subito. Infatti vi saluto. Ma a che serve quella danza diabolica? Bastardo! Dio vi benedica. Grazie, mi chiedevo se potevate aiutarmi. Chi state cercando? Un monaco con mantello nero cui manca un dito della mano. A frate Guido manca da un piede. Sicuro non fosse un piede? Sicurissimo. E poi c'è frate Luca, ma lui manca l'intero braccio sinistro. Come vi dicevo, era un dito. Però aspettate un momento. Me lo ricordo, un monaco vestito di nero con 9 dita. Ma certo, sì. All'ultima festa di San Vincenzo, nell'abbazia. Sì, conosco il posto. Proverò lì. Grazie. Vai in pace. Come sempre.
Ehi, tu! Scendi! Ora! Che bizzarro modo di andare in giro! Non può essere così. Perdonatemi, fratello. Mi chiedevo se potevate... Oh, empio demonio! Vattene via! Che avete? Tu hai ammazzato frate Stefano! Fratelli, l'uccisore di monaci è tornato! Lasciatemi stare! Non faccio del male a nessuno! Andatevene subito, se ci tenete alla vita! Oh, diavolo, non sono affari miei! Ho distillato un elisir di piombo e melograno ideale per il ferro. Annuncio di ricompensa a chiunque fornirà. No, per pietà, non voglio morire. Uccido solo chi uccide gli altri, come il tuo frate Stefano. Sono sicuro che tu non sei così. Ora sta a sentire. Cerco un monaco vestito di nero. Gli manca un dito della mano. Oh, gli manca un dito? Intendi dire come Fra Savonarola? Savonarola? E chi è? Lo conosci? Sì. È stato uno di noi per un periodo. E poi? Gli consigliamo di ritirarsi per un lungo eremitaggio. Mi dispiace, ma temo non sia più un eremita. Dove potrebbe essere andato? Oddio, Santo Spirito. A Firenze. Ha studiato lì. Potrebbe esserci tornato. Ti ringrazio. Vai con Dio, frate. Girolamo Savonarola.
un frate domenicano di Ferrara che prendeva troppo sul serio il suo lavoro. Assistette agli eccessi del suo tempo. I ricchi che schiacciavano i poveri nel fango, i preti che vendevano indulgenze alla popolazione, e diventò pazzo. Definendosi uno strumento di Dio, Savonarola piombò su Firenze. I suoi sermoni infiammarono la cittadinanza. Predicò la fine della proprietà privata e del progresso per ritornare all'Eden. Il sapere diventò il nemico. E avrebbe potuto cancellarlo del tutto col frutto dell'Eden nelle sue mani. Libri, dipinti, strumenti musicali, fece bruciare tutto nel falò delle vanità. La storia fece un passo indietro mentre le sue legioni prendevano il potere e Firenze calava nelle tenebre. Ehi, Desmond, credo di aver riparato quel ricordo difettoso. Perché non provi ad aprirlo? Se Piero valesse un decimo di suo padre, avremmo ancora un posto da chiamare casa. Laggiù, eccolo! Addosso! Dove credi di andare? Coraggio! Lì sarà un facile bersaglio per gli arcieri. Mai avrebbe dovuto accogliere in città quel monaco pazzo. Guarda come ci ha ridotto. Eccolo! Presto, prendiamolo! Più veloci! Più veloci! Sta scappando! Ho già visto quell'uomo, mi pare strano. Sono pagato per inseguire le ombre. Ma che cosa fa? Recita le tue preghiere, criminale! Risparmiate, signori! Rompetegli le ossa, quei bastardi! Smetti! Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto! Non capisco perché abbiano accettato di buon grado questa pressione. Prendetelo! Fategliela vedere! Quel tipo di manovra. Mi ricorda qualcuno?
Vi prego, perdonatemi, me ne vado. Cacciati come bestie. Hanno detto che adesso tutti i nostri beni appartengono alla chiesa di San Marco. Persino Botticelli sta con quel mostro. Stregoneria, non c'è altra spiegazione. Laggiù, eccolo! Presto, lo sto prendendo! Per quanto riesci a correre? Eccolo! Prendetelo! Più veloci, più veloci! Vorrei che l'assassino tornasse a Firenze, a liberarci da questa tirannia. Ma dai, quella è solo una storia per spaventare i bambini. Salute, Ezio. Bel momento hai scelto per tornare a casa. Dunque è vero? Savonarola ha preso il controllo di Firenze. Sì, certamente con l'aiuto di quell'empio malfatto. Dobbiamo darci da fare a ritrovarlo. Può essere più complicato di quanto tu creda. E quando non lo è? Dai, aggiornami sulla situazione. Camminiamo. Poche settimane fa, ad un tratto, l'uomo un tempo disprezzato da tutti è divenuto un idolo della gente. Ah, la mela. Solo in parte. Non ha affascinato tutta la città, ma solo i cittadini più influenti e facoltosi. E loro si assicurano che la gente comune sia costretta a seguire il suo volere. Il popolo si comporta come se non potesse scegliere. Raro trovare un uomo che si opponga allo status quo. E così tocca a noi aprir loro gli occhi. Quei corpi portano lo stemma dei Borgia. Sì. Lo spagnolo continua a mandare i suoi soldati a Firenze e Firenze continua a mandarli indietro, di solito a pezzi. Quindi anch'egli sa che la mela è qui. Non ci voleva questa complicazione. Si va. Laggiù, prendetelo! Ricorda qualcuno. Dove credi di andare? Dai, passa! Prendetela! Non ci scappa! Giorno di quiete! Provaci, Red! Assassino! Guardie! Le nostre vite sono in pericolo! Bastardo! Questo è il tuo ultimo giorno! Laggiù, prendetelo! Prometto che d'ora in avanti condurrò una vita più degna.
più di fronte a me! Guardie! Un assalto diretto sarebbe pericoloso. Vero, ma quali alternative abbiamo? A parte i capi della città, il resto della gente non è soggiogato, giusto? No. E seguono Savonarola non per scelta, ma per costrizione e paura. Sì. Allora propongo di approfittarne. Se mettiamo a tacere i suoi luogotenenti e fomentiamo il malcontento, egli verrà distratto e io avrò modo di colpire. Astuto. Ne parlo con la Volpe e Paola. Possono organizzare la rivolta man mano che liberi i distretti. Allora è deciso. Mi occupo dei suoi aiutanti. Udite, udite! Solo il sarto Baldassarre può fare di voi l'invidia della città. Recatevi nella sua bottega. Verificate la qualità del suo lavoro. Egli è un feroce. Scusate. Rifiutate le cose mondane! Cercate la salvezza nelle fiamme! Ingannato. Ma ora ho l'occasione di riparare, di rimediare al danno che ho fatto. Io prego che vi uniate a me. Ehi! Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Non eri padrone di te stesso. Ma lo ero. Il mio dubitare gli ha permesso di legarmi a sé. Mi dispiace. Anche a me. Non è una scelta che compio a cuor leggero. Requiescati in pace. Tu, aspetta! Espere! Fermo! Ehi voi, aspettate fermo! Dove credi di andare? Siete la nostra speranza. Coraggio.
coraggio, amico. Là, prendiamolo! Presto, lo stiamo perdendo! Eccolo là! Diavolo, non lo vedo più. Laggiù, eccolo! Attacco!